Sei licenziamenti già fatti, quattro in arrivo. Per il segretario della Fiba Cis Abruzzo Claudio Bellini, una situazione davvero allarmante. noi siamo preoccupati soprattutto um, perché, um, almeno per quanto è a nostra conoscenza quindi, io non ho, cioè, noi come sindacato non è che abbiamo tutte le lettere che sono arrivate, cioè le contestazioni, però quelle che abbiamo visto sono assolutamente risibili dal punto di vista sia giuridico. Ma sì, anche rispetto ai contratti, cioè le contestazioni non, non ci sembrano così gravi. Che cosa dicono queste lettere? Beh, si parla di Attimes in opera dalla, dalla, da alcuni dipendenti per contrastare l'attività attuale della Banca Tercas, per aiutare, tra virgolette, l'ex direttore generale. Aiutarlo come? Il direttore era già fuori dalla banca quando questo personale allora, il si mette Era già fuori dalla banca. Le intercettazioni risalgono tra gennaio e marzo 2013, quindi stiamo parlando... No, di un tempo in cui tra l'altro l'ex direttore non era stato neanche messo agli arresti domiciliari. <ride> domiciliari Però al di là di questo voglio dire nel merito noi contestiamo sia la parte giuridica e, quindi, e, e sia nella sostanza quello che loro hanno scritto, perché da lì non si evince nessuna violazione né del segreto d'ufficio, perché non sono state eh, veicolate informazioni riservate, eh, né sotto aspetto giuridico perché eh, la, la, ci sono sentenze, tra l'altro sia della Corte Costituzionale sia del Consiglio di Stato, dove si ribadisce che le intercettazioni telefoniche eh, messe in atto per un determinato procedimento non possono essere utilizzate al di fuori di quel procedimento. Tra i quattro possibili licenziabili potrebbe figurare anche un potenziale candidato alle elezioni regionali. Ma guardi, io questo non lo so perché poi a livello politico non so assolutamente se la persona in questione eh, diciamo che qualche indizio c'è, qualche sospetto c'è, però non, non posso dire di più. E, quindi evidentemente qualcuno eh, all'interno della, della banca, e parliamo chiaramente di chi ricopre... In cariche di vertice, eh, fa trapelare delle notizie perché non riusciamo a capire come queste notizie riservate vengono poi fuori così eh, e si sta alimentando quasi un clima terroristico all'interno della banca. È vero che tra le sei persone già licenziate c'è anche un rappresentante della CISL? Beh, eh, c'è uno che ci dà una mano come, come dire, come rappresentante interna. Eh, questo ci fa anche riflettere su, sull'operato di chi poi ha messo in atto queste queste sanzioni